Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News, ricca di novità perché è stata una settimana molto molto importante per Apple, dopo settimane invece abbastanza povere dal punto di vista delle notizie, quantomeno interessanti, relative al mondo iPhone e al mondo Apple appunto in generale. La prima notizia di oggi riguarda l'atteso e finalmente concretizzato rilascio di iOS 8.1.3. Apple ha infatti rilasciato questo update correttivo per iPhone, iPad e iPod Touch di generazione più recente. In particolare l'aggiornamento è per iPhone 4S successivi, iPad 2 successivi, iPad mini di qualsiasi generazione e per iPod Touch di quinta generazione, oltre che per Apple TV. Nello specifico le novità dell'aggiornamento riguardano la riduzione dello spazio richiesto per l'aggiornamento dei dispositivi, cosa che ci farà risparmiare spazio appunto da dedicare ad altro, insomma, sul nostro dispositivo. Abbiamo la risoluzione di alcuni problemi legati alle password degli Apple ID, che probabilmente non funzionavano correttamente in alcuni casi su iOS 8.1.2, in particolare per quanto riguarda iMessage e FaceTime. Sono stati risolti anche alcuni bug relativi a Spotlight, la ricerca intelligente di Apple integrata in iOS, ed è stata inoltre aggiunta una nuova impostazione per la configurazione del testo standardizzato. Per quanto riguarda le notizie relative al jailbreak, purtroppo non sono positive perché iOS 8.1.3 patcha definitivamente PP jailbreak, TIG, qualsiasi jailbreak ad oggi esistente per iOS 8.1.2. Ciò significa che se aggiornate il vostro dispositivo all'ultima versione del firmware disponibile, non potrete più eseguire il jailbreak sul vostro device. La seconda notizia di oggi riguarda invece finalmente l'annuncio della disponibilità ufficiale di Apple Watch, che non è più semplicemente previsto per inizio 2005, ma ora un periodo di rilascio. Si tratta infatti di aprile 2005. Apple Watch, lo smartwatch di Apple nelle versioni Watch Edition, Sport Edition e Apple Watch insomma in generale, sarà disponibile a partire dal mese di aprile. Senza dubbio negli Stati Uniti, non sappiamo se in Europa arriverà anche in aprile e soprattutto se in Italia arriverà in aprile. Avremo certamente un altro evento Apple che ci chiarirà tutti questi dubbi, inclusi quelli relativi al prezzo dei vari dispositivi. Al momento sappiamo soltanto che Apple Watch partirà da $329, si ipotizza nel modello Sport, e oltre a questo sappiamo ben poco, quindi senza dubbio nel prossimo evento Apple che si terrà prima di aprile avremo novità su quanto riguarda Apple Watch e la sua disponibilità. Sempre in settimana Apple ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2015. Sono numeri da record ancora una volta, e questa volta il record è davvero notevole. Apple ha infatti annunciato per la prima volta che in tre mesi sono stati venduti ben 74,5 milioni di iPhone. Chiaramente questo è un dato che fa molto effetto, perché si tratta della prima volta in cui Apple ha rischiato tanto con gli iPhone, ingrandendo le dimensioni dello schermo e realizzando un iPhone phablet, l'iPhone 6 Plus. Ebbene, la scommessa sembra aver pagato e sembra decisamente a favore di Apple, perché infatti il fatturato dell'azienda in questo trimestre è stato di 74,6 miliardi di dollari. Quindi se lo rapportiamo soltanto agli iPhone, si può dire che un miliardo per iPhone è stato guadagnato da Apple. Chiaramente questa è un'analisi molto stupida che sto facendo, perché in realtà in queste cifre rientrano anche i 21,4 milioni di iPad venduti e i 5,5 milioni di Mac. L'utile netto trimestrale di Apple in questo primo trimestre del 2015 è stato di 18 miliardi di dollari, pari a $3,06 per azione diluita. Rispetto al fatturato record di 75 miliardi di dollari, Apple un anno fa, nello stesso trimestre, aveva raggiunto quota 57 miliardi di dollari, quindi ha fatto decisamente meglio nel 2014, nel 2015, chissà perché, probabilmente proprio grazie ad iPhone 6 e ad iPhone 6 Plus. Quindi insomma ragazzi, Apple stava fallendo già un anno fa, già due anni fa, però ogni anno continua il trend positivo che ha portato ad un risultato eccezionale dopo il lancio di iPhone 6 e di iPhone 6 Plus. Quindi a quanto pare la gente voleva davvero questi iPhone con schermo più grande, questo nuovo design, queste nuove caratteristiche hardware, e infatti i risultati stanno premiando Apple. Sempre in settimana, come notizia di chiusura, è arrivato finalmente WhatsApp per PC e Mac. In realtà non è proprio così, cioè è stato rilasciato WhatsApp in versione browser, quindi accessibile sì tra PC e Mac,
però ad esempio non per gli utenti iPhone. In ogni caso c'è una nuova pagina web di WhatsApp, che più o meno è questa qui, da cui tramite la scansione di un codice QR si può attivare WhatsApp tramite il proprio numero di telefono anche sul web, in versione web app praticamente, quindi non è un vero e proprio client, un'applicazione come abbiamo su iPhone. Manca ancora la versione per iPad del tutto e, come vi dicevo appunto, anche la versione web non è utilizzabile per gli utenti iPhone, ma al momento supporta soltanto Android, Windows Phone, BlackBerry e addirittura un sistema operativo Nokia minore che adesso non ricordo, però iPhone stranamente non viene supportato. Bene ragazzi, queste erano le notizie di questa settimana per iPhone Italia Hot News. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo nuovo video e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com. Ehi, clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana. Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana. Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone, ma anche su qualsiasi altra cosa. Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio. E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto.